Warren Buffett è uno dei più grandi investitori della storia, probabilmente il migliore, perché con la propria società Berkshire Hathaway per oltre 70 anni ha ottenuto dei rendimenti eccezionali e oggi Berkshire Hathaway è una delle società americane a più grande capitalizzazione di mercato. Warren Buffett è anche uno degli investitori più trasparenti, perché all'interno del sito della propria società berkshirehathaway.com sono disponibili le lettere agli azionisti che Warren Buffett di anno in anno pubblica nel bilancio annuale di Berkshire Hathaway e che vanno indietro fino al 1977. In questo video voglio mostrarti i 12 principi chiave che permettono a Warren Buffett di valutare una società e quindi decidere se effettuare o meno un investimento. Tutto questo dopo la sigla. Prima di iniziare, se sei nuovo sul canale, io mi chiamo Leonardo, parlo di finanza personale, investimenti e business su questo canale da oltre 4 anni. Se ti interessano questi argomenti, ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. I 12 principi di Warren Buffett si dividono in 4 macro categorie: business, management, rendimenti e prezzo. Partiamo con i principi fondamentali che un business deve avere. Prima di tutto, il business è semplice da comprendere, quindi le operazioni del business sono chiare a te, investitore? Se è così, allora il business può essere un candidato all'investimento. Se non è così, il business dovrebbe essere saltato e si passa al prossimo investimento. È importante definire che cosa significa capire un business, perché non basta semplicemente dire, beh, un business prende la materia prima, la produce in un certo modo e la rivende. No, bisogna conoscere tutte le dinamiche attorno a quel business. Quindi, come la società genera delle revenue, quali sono i principali competitor, quali sono i risultati dei competitor, come la società gestisce i processi di vendita, i processi di selezione dei fornitori. Alcune di queste informazioni sono veramente difficili da ottenere per un qualsiasi investitore. Prendendo ad esempio Apple, come ricava la società? Beh, principalmente dalla vendita di iPhone, poi dalla vendita di MacBook e iPad, prodotti in realtà secondari rispetto al volume di ricavi generato da iPhone. Ci sono i servizi relativi a iCloud e servizi in abbonamento e la vendita avviene attraverso i distributori nel territorio, quindi rivenditori di terze parti, oppure attraverso gli Apple Store veri e propri, oppure una persona può acquistare online. Quali sono i costi per la società? Beh, la società spende molto dal punto di vista del marketing e ha un'attenzione particolare al marketing. Sicuramente avrete visto delle pubblicità relative ad Apple. La società spende in ricerca e sviluppo per produrre sempre più nuovi prodotti. Negli ultimi anni ha sviluppato il proprio chip integrato M1 e poi l'ultimo anno M2, quindi la ricerca e lo sviluppo di anno in anno hanno permesso alla società di sviluppare dei nuovi prodotti. Apple ha un potere di pricing per quanto riguarda i propri prodotti? Assolutamente sì, e chiunque vuole acquistare un iPhone se ne sarà accorto. Qualche anno fa il prezzo massimo raggiungeva i 1000-1100 euro, oggi raggiungiamo quasi 2000 euro per gli iPhone al top di gamma. Un altro aspetto chiave è come alloca il capitale la società e da questo punto di vista molte informazioni si possono ottenere ad esempio dalla lettura dei bilanci annuali della società. Apple in particolare è molto concentrata sulla remunerazione degli azionisti attraverso enormi stock buyback, attraverso la generazione di un utile che viene utilizzato in questo modo, la distribuzione di un relativamente piccolo dividendo e il reinvestimento di una parte non così grande dell'utile generato da parte della società. Se non sai nulla di come funziona un sistema operativo, in questo caso macOS, iOS, iPadOS, credo che si chiami così, se non sai nulla di che cos'è un servizio iCloud, se non sai nulla di come viene costruito uno smartphone e come funziona uno smartphone, beh, a quel punto probabilmente non dovresti investire in società come Apple. Il secondo principio relativo al business che guida Warren Buffett negli investimenti è la società ha continuità operativa nel tempo. Se una società continuativamente, anno dopo anno, ottiene un utile d'esercizio e bene o male sempre costante oppure anche leggermente crescente, quella società è un ottimo candidato dal punto di vista di un investimento. Inoltre, per continuità operativa nel tempo si intende una società che non solo genera dell'utile sempre e in maniera prevedibile, questo è il punto chiave, ma si concentra sempre sullo stesso prodotto. Apple, in questo senso, dal 2008 si concentra prevalentemente sullo sviluppo di iPhone e attorno
al prodotto attraverso il quale ha un grande vantaggio competitivo, ha sviluppato tutta una serie di altri prodotti e negli ultimi 3-4 anni ha sviluppato addirittura un proprio chip, un chip prodotto internamente. Prima invece si affidava ad esempio a Intel, processore Intel, e i MacBook montavano un processore Intel. Una società che non cambia continuamente direzione, che si concentra sul migliorare ciò che sta già facendo e ciò che sta soprattutto già facendo bene, è una società ottima dal punto di vista di un investimento. Il terzo principio è: le prospettive di lungo periodo del business sono favorevoli? I business buoni, chiamiamoli così, sono business che hanno un prodotto desiderato, un prodotto non sostituibile e un prodotto non regolamentato dal governo. Quindi la società sostanzialmente è libera di gestire il pricing del prodotto e non è vincolata, ad esempio, a leggi, oppure non ha un prodotto che non vende perché nessuno ne ha utilità. Quindi un prodotto non vincolato dal punto di vista del prezzo e delle caratteristiche e un prodotto desiderato dagli utenti. In questo senso Apple ha un super prodotto desiderato in maniera enorme da tantissimi utenti. Quindi considerando i criteri relativi al solo business, dopo passiamo agli altri criteri, Apple è una società assolutamente da considerare per quanto riguarda un investimento. Veniamo ai principi chiave per quanto riguarda il management. Il management è razionale? In questo senso Warren Buffett si chiede se il management alloca il capitale a disposizione in maniera efficiente e ottimale per gli azionisti, non per remunerare ad esempio i dipendenti, ma con un focus verso gli azionisti, ovvero i proprietari del business. L'uso migliore del capitale in eccesso è remunerare gli azionisti, quindi attraverso stock buyback oppure attraverso la distribuzione di dividendi. Il reinvestimento degli utili dovrebbe essere effettuato solamente per mantenere il livello delle operatività oppure andare a potenziare il vantaggio competitivo della società. Altri utilizzi di capitale, come ad esempio l'intraprendere dei business ventures, entrare in mercati nei quali la società non ha un know-how e un vantaggio competitivo enorme, significa andare a far perdere soldi agli investitori e agli azionisti della società. Il secondo principio del management è: il management è trasparente? Questo probabilmente è uno dei punti più importanti per quanto riguarda gli investimenti di Warren Buffett. Il management dovrebbe essere trasparente il più possibile, non troppo da andare a danneggiare le operazioni della società, ma dovrebbe essere trasparente dal punto di vista delle informazioni, quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando le cose vanno male. Se il management è sempre positivo, è sempre ottimista, l'outlook è sempre positivo e poi in realtà i risultati non rispecchiano ciò che il management ci ha detto un paio di anni prima, a quel punto c'è qualcosa che non va e forse quel management non è così onesto o non è così competente. Il punto chiave è: i report finanziari sono chiari o sono fuorvianti? Infine, il management resiste l'imperativo istituzionale, chiamiamolo così? Quello che fanno i CEO di grandi società normalmente è seguire la massa, cercare di restare indistinguibili all'interno della massa dei CEO, senza avere intraprendenza nel perseguire un proprio percorso attivamente. Questo perché i CEO sono continuamente tenuti sotto controllo dagli azionisti, dal legislatore, da tutte le parti sostanzialmente. Quindi una mossa che potrebbe sembrare azzardata ai più, ma potenzialmente utile per gli azionisti di quella società, pone il CEO in una posizione molto difficile. Se le cose vanno bene, allora il CEO si comporta bene, ha avuto un'ottima idea. Se le cose vanno male, invece il CEO viene letteralmente distrutto dal punto di vista dell'immagine pubblica e dal punto di vista delle critiche. Quello che Warren Buffett vuole è un CEO che si disinteressi di ciò che pensa il pubblico e si interessi solamente al meglio per gli azionisti. Oltre al business e al management, veniamo adesso alle considerazioni sul rendimento, sui risultati, l'analisi fondamentale per quanto riguarda la società. Prima di tutto return of equity oppure return sul owner earnings, quello che Warren Buffett utilizza come valore per calcolare l'utile vero generato per l'azionista da parte di una società. L'owner earnings infatti tiene in considerazione i reinvestimenti di capitale necessari per mantenere le operazioni della società, quindi non espandere la società.
ed è un valore che andrà sottratto all'utile netto registrato nell'income statement da parte della società. Inoltre, per calcolare l'earned earnings correttamente, dobbiamo andare a sottrarre tutte le operazioni straordinarie da parte della società. A quel punto abbiamo un valore pulito, se vogliamo ripulito da certi elementi non ricorrenti, e possiamo calcolare il return of equity attraverso l'owner earning. Se la società nel corso del tempo ottiene dei rendimenti sul capitale, dei rendimenti sull'investimento piuttosto elevati e in maniera costante nel tempo, allora quella società è un ottimo candidato per un investimento. Il secondo elemento chiave per quanto riguarda l'analisi fondamentale di una società è il margine di profitto, che nel corso del tempo dovrebbe quantomeno rimanere costante, ma nel migliore dei casi dovrebbe aumentare di 1-2 punti percentuali ogni 2-3 anni, comunque essere in crescita. Un margine di profitto in crescita significa operare una società che nel tempo diventa sempre più efficiente, ovvero per ogni ricavo generato rimane sempre più utile e disponibile all'azionista. L'effetto sui margini di profitto dovrebbe essere studiato dall'investitore come un parametro per valutare la capacità del management di allocare capitale. Un altro principio chiave che Warren Buffett cita varie volte all'interno delle proprie lettere è che gli investimenti che interessano a Warren Buffett sono quelli in cui un dollaro reinvestito, quindi ogni dollaro reinvestito, genera più di un dollaro di valore per l'azionista. Cosa significa? Sostanzialmente ciò che dicevo prima per quanto riguarda il reinvestimento degli utili nella società. Se questo reinvestimento aumenta il rendimento complessivo della società, allora è creato valore per l'investitore, per l'azionista. Mentre se il reinvestimento genera un rendimento inferiore, allora gli azionisti stanno immediatamente perdendo del valore. Gli ultimi due principi di investimento di Warren Buffett riguardano il prezzo delle azioni. Ogni investimento di Warren Buffett non può prescindere da una valutazione e poi dal confronto di questa valutazione con il prezzo attuale della società. Prima di tutto, quanto vale un business? Secondo Warren Buffett, il valore intrinseco di un business è la somma dei flussi di cassa da adesso a quando la società smetterà di operare, scontati ad oggi secondo un tasso di sconto. Il tasso di sconto dovrebbe essere almeno pari al 6% oppure pari al rendimento a 10 anni delle obbligazioni USA. Una volta definito il valore di un business, l'ultimo principio, quello che dà il via o meno all'investimento, è: quanto è il prezzo? Il prezzo è alto o il prezzo è basso? Se c'è un margine di sicurezza tra valore e prezzo, diciamo del 50%, ma in alcuni casi Warren Buffett non ha rispettato il 50%, in altri casi addirittura il margine di sicurezza sembrava al momento dell'investimento molto molto basso. Se c'è un margine di sicurezza tra valore e prezzo, Warren Buffett investe in quel titolo. Se c'è una differenza tra valore e prezzo, il rischio dell'investimento si riduce mano a mano che questa differenza aumenta, con il valore ovviamente maggiore del prezzo. Se infatti il valore del business dovesse ridursi del 25%, ma il margine di sicurezza fosse stato pari al 50% nel momento dell'acquisto, avremmo comunque un ottimo margine di profitto, nel peggiore dei casi una riduzione di un quarto del valore del business. Ecco quindi i 12 principi di investimento di Warren Buffett. Alcuni sono molto semplici da calcolare a partire dai numeri del bilancio aziendale, altri sono fattori qualitativi per quanto riguarda la società e sono molto più difficili da valutare, e forse sta qui la vera abilità di Warren Buffett nello scegliere gli investimenti. Questo video finisce qui, spero veramente che ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Se è così, lascia un bel like per supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.